Abbiamo tagliato tutto il centro, siamo arrivati al Mercadona, per la felicità della mia dolce metà. Ero curiosa di vedere i prodotti che ha Mercadona, tra l'altro ci manca anche l'acqua, quindi cosa significa? Che dobbiamo farci questi 5 km con il boccione da 5 litri barra 8 e Marco mi manderà a quel paese a caccare. Non potevamo usare il camper per andare a prendere l'acqua, no, bisogna andare a piedi. Farsi la bellezza di 6 km con il boccione dell'acqua in braccio e la, tengo io. E la borsa della spesa. Ah, tengo io, è arrivata Wonder Woman. Eh sì, la tengo io. La cosa fantastica è che quando ti avvicini alle strisce pedonali è impossibile che qua ti stirano, perché appena ti avvicini alle strisce si fermano tutti. No, meno che non sia un italiano che guida, allora magari ti stirano. Ovviamente non sapendolo, però loro fanno così, il loro comportamento è questo. Appena vedono qualcuno che sta vicino alle strisce, si fermano. Cioè ti già guardano, rallentano quando arrivano le strisce, vero? Ti guardano e ti sorridono. Vabbè. Ti capì. Questo è il nostro primo ingresso alla Mercadona. Ho detto ecco. Giusto? Boh, spero di. Ok. Eccoci. Siamo di ritorno dal Mercadona. Mancano solo 4 ore di strada. No, 4. Questa isola pedonale taglia in due la strada dal mare e porta al centro. È strano perché sembra di camminare in mezzo alla strada, in realtà no. Beh, però siamo in mezzo alla strada. Sei in mezzo alla strada. Ma non in mezzo alle macchine. Sì, perché poi è larga. Ho trovato le mandorle pelate. Ma scusami, si sono pelate. Non dobbiamo usare il pettine, quindi. Abbiamo sistemato la spesa e adesso stiamo pranzando. Mamma mia, c'è chi si aspetta la bistecca, c'è chi si aspetta il pesce, c'è chi si aspetta questo e quell'altro. Invece noi ci stiamo mangiando una semplice minestrina, mamma mia, quanto è buona. Non potete nemmeno capirlo lontanamente. Sbang! Scotta, buonissima. L'ho preparata usando le lenticchie che ci hanno regalato Simone e Raffaele, quindi grazie ragazzi. Oggi mangiamo e pensiamo a voi. Amor, proviamo il dulce de membrillo? Lo proviamo, ma l'abbiamo già provato. E abbiamo scoperto che il membrillo non è altro che la mela cotogna. Quindi è una purea di mele con i pezzettini di noci ed è buonissima. Buona. Dulce de membrillo. Categoria primera. Buono. Buongiorno Felicini. Ciao ragazzi. Ci siamo spostati di circa 30 km. Sì, ma neanche. Neanche. Siamo a Vandellós, Punta del Rio. Abbiamo cambiato più location. O meno. Abbiamo cambiato la location, ma l'orizzonte e il panorama più o meno. È sempre bello. Il nostro Sharky è parcheggiato lì con i pannelli alzati per recuperare più luce possibile. Difatti stiamo caricando 28 ampere, non è male. Non è male, sono le 11:30 di mattina. Con i pannelli tutti sporchi, dobbiamo anche lavarli sinceramente. Prossima aria sosta facciamo anche quel lavoro. Sono 4 giorni che siamo in libera, non l'abbiamo ancora caricato e né scaricato, né non siamo neanche a metà serbatoio. Siamo bravissimi. Quindi tanta roba. Ci dovrebbe essere un mercato a 5 minuti da qui, quindi adesso andiamo a vederlo. Sì. Abbiamo chiesto informazioni a due signori, ci hanno detto todo recto, quindi sempre dritto, a 5 minutos. 5? 5? Come si dice? 5 minutos, non lo so. Vabbè, a 5 minuti. Ci vediamo dopo. Hasta luego. Hasta luego. E sopra il nostro Sharky abbiamo una specie di veranda con le panchine, con vista mare. Gazebo vista mare. Ci facciamo tutta questa passeggiata fino ad arrivare al mercato. Mercato.
super paella. Sì, che poi non è che costa tanto in proporzione, 36 euro 48 quella grande. Amore, com'è la tua prima esperienza nel mercato spagnolo? Mercato spagnolo? Ma questo in realtà somiglia molto a quello italiano, non vedo molte differenze. Ma diciamo che la differenza è che nel mercato italiano non espongono così tanta frutta. Qui all'ingresso c'era proprio una miriade di frutta, ci saranno stati penso 30 venditori di 30 bancarelle di frutta. E poi viene, diciamo che qui viene raggruppato tutto in un'unica zona, a differenza del mercato italiano che magari trovi un fruttivendolo qua, un fruttivendolo sì, là. Da noi sono un po' più dispersivi. Sì, esatto. Siamo arrivati alla fine del mercato e cosa abbiamo trovato? Divertimento puro. Abbiamo voluto assaggiare la tortilla di patate. Vediamo com'è. È una frittata normale. Ma dove sono le patate? Amore? Dove sono le patate? Assaggiate. Tu che sei l'esperto di frittata. Buona frittata. Ma tu non hai detto di patate? Sì, tortilla di patate. No, per me hai detto solo tortilla, sì, quindi solo la frittata, dai, non ci credo. Mi confermi? E la frittata è basta? Mi confermo che è solo la frittata, quindi la patata me la dite dopo, ok? Ma infatti io prima, quando lui ha detto tortillas, io ho specificato tortillas di patate e lui sì, niente, non l'ha ripreso, niente, quindi non la mangio, la frittata normale a me non piace. Però te la stai gustando, vedo, eh? Mi piace che ho sbagliato. Vabbè, d'altronde dobbiamo imparare, amore. Tu pensavi che tortilla sia un automatico di patate? Invece va specificato. Posso sapere tutto, eh. Ho visto di quei churros, ma non so se prenderli perché saranno le 12:30, ormai mangiamo, mi rovino l'appetito. Quindi mi sa che rimanderò al prossimo churritos. Stiamo cercando i finocchi, ma evidentemente qui non ci sono, adesso chiudiamo. Finocchio. Magari ci prendiamo un po' di arancia, amore. Quanto costano le arance? Non so come costano qua. 99 centesimi. Di là sì, qua non lo so. Allora, miele di retama. Io ho fatto la traduzione, guardate cosa vi dà retama. Miele di retama. Mi dice scopo. Scopo? Miele di scopo. In che senso? Non lo so perché. A few moments later. Guardate un po', Felicini, cosa c'è sul lungomare. La raccolta differenziata dei rifiuti speciali. Quindi ci sono i CD, le cartucce, poi cosa sono, componenti elettronici, batterie, penne, matite, lampadine LED, lampadine LED sempre. Mai visto una raccolta del genere da noi. Ci stupiamo per queste banalità, ma secondo noi sono importanti, fanno la differenza, no? Esatto. Tu cosa dice? E la particolarità di questa bella villa, tutta tondeggiante. Sì, ma guardate un po' che spettacolo. Sembra la casa delle bambole. Sì. Hola spagnolita. Ciao Felicini, grazie per aver guardato il nostro video.